Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù Cristo, tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre Celeste. Il Papa ha scelto questa porta che è porta di un luogo dove vengono accolti, seguiti, accompagnati gli ultimi degli ultimi. Quindi ha un significato particolare e questo crea molte attese nelle persone che vengono qua. Quante persone stanno arrivando? Al momento sono quasi 3.000 persone. La Porta Santa è stata aperta il 18 dicembre. La richiesta è altissima. Ogni giorno riceviamo richieste da tutta Italia, oltre che dalle parrocchie e gruppi di Roma, della diocesi di Roma. Mi è piaciuto moltissimo l'icona di Rubnik, di questo malato soccorso da Gesù e questi due occhi che si sovrappongono, dove il malato diventa Gesù e chi lo assiste diventa Gesù, questo sguardo del volto di Gesù che si incontra. Io sono stata contenta di esserci e di attraversarla. Perché, guarda, stamattina, siccome faceva un freddo, ma un freddo veramente tremendo, mi sono sentita per un attimo, visto che stavo anch'io congelando, un pochino, poco, vicino alle persone che veramente passano la notte e le giornate sotto i portici o per le strade. Questa qui dei poveri ti fa meditare tante cose che nella vita non siamo più abituati a meditare. Siamo della Caritas e quindi diamo una mano agli altri, questo c'è un po' più da vicino, c'è molto più vicino come porta. Per noi dell'Unitalsi è una ricchezza maggiore perché noi continuiamo quello che è il nostro servizio che già facciamo e quindi è per noi un valore aggiunto a quello che è il nostro significato di servizio. Chi sa di poter dare carità la attraversa sperando di riuscire ad avere le risposte giuste per non sbagliare, chi ne ha bisogno la attraversa sperando di trovare accoglienza. La porta della misericordia della gente, dove la gente si ritrova davanti a Dio nel modo più semplice e naturale della nostra fede. Ho fatto questo pellegrinaggio a Roma e sono contenta di averlo finito qui, in questa porta dove c'è la concretezza di quello che facciamo, ovvero aprirci verso gli altri, verso il povero, verso l'emarginato, cioè come Dio ama noi dobbiamo amare gli altri. Lei ha bisogno di un'indulgenza? Ma non lo so, magari sì e non lo so, sicuramente sì come tutti, però non, tra le mie richieste è proprio quella di capire, quindi non ho niente da chiedere, solo capire. E forse per tutte quelle persone che noi consideriamo nella nostra vita quotidiana come negative, che noi detestiamo profondamente e invece credo che bisognerebbe pregare molto per loro. La mia indulgenza è quella di diventare grande, perché siamo sempre bambini e non riusciamo mai a deciderci nella nostra vita ad essere persone serie o comunque persone che riescono a chiedere di essere salvati. Se alla fine abbiamo sempre bisogno di qualcuno che ci accompagni.